Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il TG di Teleroma 56. Tante le notizie di cui dovremmo occuparci nel corso di questa edizione e in più anche un ospite. Lo saluto subito. Buonasera all'avvocato Massimo Togna della Camera degli Avvocati Amministrativisti di Roma. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'ospitalità. È qui con noi perché doveva avvenire una piccola rivoluzione lo scorso 1 luglio, in pratica. Il processo amministrativo doveva diventare tutto telematico, avremo modo di parlarne diffusamente nel corso di questa edizione. Un flash proprio iniziale, che è successo? Perché siamo ancora con le carte in mano? In realtà non lo sa nessuno bene cosa sia successo. Quello che sappiamo è che alle 21:30 del giorno prima, quello previsto per l'entrata in vigore, il governo ha pubblicato un decreto legge con cui ha rinviato tutto al 1 gennaio 2017, creando sostanziale imbarazzo e molte difficoltà negli avvocati e nei clienti che rappresentavano. Quindi, il caso ha voluto, fra l'altro, che il tutto avvenisse nelle ore in cui noi ci stavamo recando a Genova per il congresso nazionale dell'Unione degli Avvocati Amministrativisti. E quindi c'è stata una reazione pronta, perché il giorno dopo ci siamo trovati a parlarne con il Presidente del Consiglio di Stato e abbiamo emanato un documento in cui prendiamo una posizione molto ferma e chiediamo serietà. Insomma, una storia all'italiana, verrebbe da dire, avvocato Togna, della quale cercheremo di capirne meglio i contorni nel corso del nostro telegiornale, che, come detto, si snoderà lungo la cronaca anche internazionale. Leggiamo come sta aprendo in questo momento la home page del sito del Messaggero, perché ci dà una notizia dell'ultima ora. Arriva da Ciampino, Dacca, atterrato a Ciampino l'aereo con le salme degli italiani. Un ostaggio si apprende anche è stato ucciso per errore, intanto dalla Procura di Roma, rogatorio internazionale e interrogatorio del terrorista catturato. Le salme saranno trasferite al Policlinico Gemelli. Un'ora difficile quella che sta vivendo Roma, un giallo, la morte del giovane studente americano ripescato nel Tevere, e per questa storia c'è anche un fermato. È stato fermato questa notte Massimo Galioto, romano senza fissa dimora di 41 anni, ritenuto responsabile della morte di Bo Solomon, il giovane studente americano il cui corpo senza vita è stato rinvenuto ieri mattina nel Tevere. Galioto è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, fermo che sarà sottoposto alla convalida del GIP. Ma la compagna di Massimo Galioto non ci sta e difende il 41enne. Quel ragazzo stava inseguendo dei marocchini, credo. Forse gli avevano rubato il portafoglio. Si è scontrato con Massimo e hanno iniziato a litigare, ha raccontato la donna. Si davano spintoni. Massimo ne dava uno, il ragazzo ne dava un altro e poi è caduto in acqua. Massimo non è scappato, è rimasto lì. Questa è la versione della compagna dell'uomo, fermato per la morte di Bo Solomon, studente della John Cabot University di Roma. La scomparsa era stata denunciata venerdì 1 luglio dal compagno di stanza dell'Ateneo, dove avrebbe dovuto frequentare un corso estivo. A scoprire il cadavere in prossimità di Ponte Marconi è stata la polizia fluviale, che ieri ha intensificato le ricerche lungo il corso d'acqua dalla zona di Ponte Garibaldi. Secondo quanto ricostruito giovedì sera, Bo Solomon, dopo aver lasciato la stanza, la Cabot University, ha raggiunto Trastevere e si è fermato con alcuni amici in un pub di Via della Lungara. Verso l'una di notte si sarebbe poi avventurato da solo sulla banchina del fiume, incrociando all'altezza di Ponte Garibaldi un gruppo di persone. Probabilmente in seguito a un tentativo di rapina sarebbe scoppiato una lite e il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa e poi spinto in acqua. Ci sono almeno due testimoni degli ultimi momenti di vita del giovane statunitense, due passanti che hanno visto una persona spingere in acqua un'altra all'altezza di Ponte Garibaldi. Le sue carte di credito rubate assieme al cellulare erano state usate dopo la sua sparizione. Dopo giovedì sono stati spesi $1,500 a Milano, aveva fatto sapere la famiglia. Immediatamente erano scattate le ricerche delle forze dell'ordine, gli amici avevano iniziato a postare indizi e appelli su Facebook. Ma ieri il corpo senza vita del 19enne è stato rinvenuto nel Tevere all'altezza di Ponte Marconi. Il cadavere, incastrato nella vegetazione, aveva una vistosa ferita alla testa. Le indagini coordinate dal PM Marcello Monteleoni si sono subito orientate sulla pista dell'omicidio. Dolore e sgomento a Spring Green, la città del Wisconsin dove viveva Bo. Ieri sera un centinaio di studenti si sono presentati sul campo di football della River Valley High School per ricordare il ragazzo. Solomon era molto conosciuto nella sua comunità. Da ragazzino aveva sconfitto un cancro dopo aver subito una ventina di interventi chirurgici e numerose sedute di chemioterapia. I risultati dell'autopsia sul corpo del ragazzo saranno resi noti nei prossimi giorni.
Ma la giornata di oggi fa registrare un'altra importante notizia di cronaca. È stato sgominato un clan egemone nel quartiere di Torbella Monaca, nello spaccio delle sostanze stupefacenti. Un clan così efficiente da riuscire a portare la droga anche fin dentro le carceri. Fabrizio Massantini. Per gli amanti della fortunata serie di Gomorra, tanti dettagli emersi dall'operazione di oggi non sembreranno una novità. Una piazza di spaccio, la droga, in questo caso Torbella Monaca, armi anche potenti come questo Kalashnikov, una lunga scia di sangue, di delitti, tentati omicidi, aggressioni, pestaggi, screzi, tra clan rivali o all'interno delle stesse famiglie. Un sistema di vedette, di videosorveglianza, un supermercato della droga aperto 24 ore su 24, con turni da 8 ore, fino a un canale di scarico interno alle abitazioni, nel quale veniva riversati in caso di arrivo improvviso delle forze dell'ordine armi o droga. Da un delitto, quello di Serafino Cordaro del marzo 2013, muove l'attività investigativa che in continuità con altre attività svolte in passato nella periferia sud-est di Roma, oggi ha portato la Polizia di Stato a ben 100 perquisizioni notturne nel quartiere di Torbella Monaca. Un imponente dispiegamento di forze, beni sequestrati, 37 arresti, per un'operazione che ribadisce l'importanza del clan Cordaro nella gestione della zona. Quindi un'operazione certamente non casuale, un'operazione voluta che ha disvelato non soltanto l'organizzazione e la struttura organizzativa della famiglia Cordaro, struttura che consente a questa famiglia di essere uno dei gruppi organizzati più temibili, più presenti sul territorio e anche tra quelli, diciamo, più pericolosi. Tant'è vero che noi abbiamo, come dire, disvelato due aspetti che sono non meno importanti, diciamo, della gestione diretta dell'attività di commercializzazione degli stupefacenti. Un'attività è stata quella del riciclaggio dei proventi dell'attività di stupefacenti. L'altro versante, che è non meno interessante, non meno indicativo della pericolosità criminale di questo gruppo, noi abbiamo acquisito la prova che questa famiglia aveva a disposizione delle società, delle sigle societarie, per creare delle false posizioni lavorative da offrire ai detenuti per far ottenere loro, nel momento in cui venivano ristretti, le misure alternative alla detenzione. Non solo i clan controllavano sempre a Rebibbia, secondo gli inquirenti, anche l'utilizzo clandestino di telefoni cellulari e l'ingresso di stupefacenti all'interno del penitenziario. Un'operazione fondamentale, insomma, anche se non isolata, nel corso di una lunga e complessa attività di indagine svolta col patrocinio dell'antimafia, che ha consentito di ricostruire un quadro provato di un sistema criminale che appunto andava oltre lo spaccio, di due clan, Cordaro e Crescenzi, in lotta per il controllo di Torbella Monaca e dintorni, in un territorio dove spesso queste organizzazioni hanno un consenso sociale più elevato di quello di cui godono le istituzioni. In questo momento ovviamente io penso ai tantissimi, alla gran parte, alla maggior parte degli abitanti di quel quartiere di Torbella Monaca, dove possiamo tranquillamente dire che lo Stato c'è sempre stato, anche se in silenzio il più delle volte. Oggi è una giornata in cui possiamo raccontare come per parecchi anni, per almeno 2 o 3 anni, noi eravamo presenti in quel quartiere e oggi possiamo dare un messaggio di tranquillità e di fiducia a quei cittadini che possono, come dire, sperare di poter vivere il quartiere con una rinnovata fiducia anche nei confronti dello Stato. Avvocato Togna, di nuovo buonasera, l'ospite di quest'oggi è qui al TG di Teleroma 56 per raccontarci quella che, come possiamo definire, una rivoluzione mancata. Il 1° luglio si doveva passare al processo telematico per il campo amministrativo, poi c'è stato un dietrofront all'ultimo momento del governo, ma sarà un dietrofront definitivo. Adesso quale sarà la roadmap da qui in avanti? È una rivoluzione, si spera, almeno soltanto rinviata. Il governo ha rinviato l'entrata in vigore del nuovo sistema al 1° gennaio 2017. Il punto è vedere cosa deve succedere nel frattempo, perché il legislatore, con uno stile che è un po' tipico di questo governo, era voluto intervenire subito e ad alzo zero su tutta quanta la materia. Il processo telematico è già in sperimentazione e in via avanzata di applicazione nel processo civile, dove però è stata prevista una lunga fase transitoria in cui ancora è accettato il deposito cartaceo in diverse fasi dei giudizi. E qui invece il legislatore aveva previsto che improvvisamente dal 1° luglio cambiasse tutto quanto, scomparissero tutti i documenti cartacei,
La cosa che più preoccupava gli avvocati era che il giudice si sarebbe trovato a leggere soltanto a video e quindi a cambiare completamente i suoi automatismi nel leggere gli atti giudiziari. Noi come categoria avevamo richiesto una fase di sperimentazione per consentire a tutti quanti i professionisti di prendere le misure. È stato opportuno quindi questo rinvio? Sì, è stato opportuno nella sostanza, è stato assolutamente inopportuno nel metodo, perché dopo aver assicurato più volte che non ci sarebbero state proroghe, poi c'è stata questa vera e propria sorpresa, perché sarà successo sicuramente, adesso i casi ovviamente sono da monitorare, ma è inevitabile che sia successo che qualche professionista sia andato letteralmente a dormire contando di dover fare un deposito il giorno dopo con modalità telematiche e si sia trovato a non poterlo più fare. Cosa particolarmente problematica se si pensa che con uno dei vantaggi del processo telematico era che non era più richiesta, sarà che non sarà più richiesta la presenza fisica nella sede del TAR presso cui si deposita. Per cui magari qualche avvocato che da Matera pensava di depositare al TAR della Lombardia o al Consiglio di Stato a Roma con modalità telematiche si sarà trovato nell'impossibilità poi di portare le carte al TAR. Senta, ma faccio essere un po' venale, ma per gli utenti della giustizia, per i clienti, insomma per noi comuni mortali, col processo telematico a regime in campo amministrativo si pagherà di meno, ci saranno dei risparmi? Ci saranno dei benefici da questo punto di vista? Ci sarà innanzitutto una semplificazione degli adempimenti e una delle novità più importanti è questa di cui stavamo parlando. Non sarà più necessario, tranne che per le udienze, quando e se si deciderà di discutere oralmente, ma sarà necessario molto meno che il proprio avvocato si rechi presso un altro TAR oppure retribuisca un professionista che abbia la sua sede presso il TAR competente. Questo potrebbe essere un notevole risparmio che potrebbe ripercuotersi anche sui costi per gli utenti della giustizia. Oh, ma non è che da qui a 6 mesi ci ritroviamo punto e da capo e ci troviamo una nuova proroga? Il rischio quanto è concreto da questo punto di vista? L'ordine del giorno che abbiamo approvato all'Assemblea dell'Unione Nazionale degli Amministrativisti punta proprio su questo aspetto. Noi ci aspettiamo che nei prossimi mesi si possa fare finalmente una sperimentazione effettiva, perché finora ci era stato consentito di fare una sorta di esercitazione ma meramente virtuale e per di più solo presso alcuni TAR, mentre invece noi chiediamo fermamente che si possa fare una sperimentazione, che ci sia un periodo di tempo, auspicabilmente tutti i 6 mesi, ma altrimenti al più presto possibile, per poter usare indifferentemente sia la modalità telematica che quella cartacea, in modo che tutti arrivino preparati poi all'effettiva entrata in vigore. Torniamo alle cronache romane, le cronache politiche che ci raccontano di una Virginia Raggi, nuovo sindaco di Roma, alle prese con il rebus giunta che dovrà essere presentato ormai tra 2 giorni, quello è l'appuntamento indicato per il varo della nuova giunta, la prima seduta della nuova assemblea capitolina. Ebbene, sembra che ormai ci siamo davvero, gli ultimi ritocchi e nascerà la squadra destinata a guidare Roma per i prossimi 5 anni. È una giunta forte, con le mani libere, che lavorerà nell'esclusivo interesse dei romani, che sposa in pieno il progetto politico del Movimento 5 Stelle. Dall'entourage di Virginia Raggi trapelano queste parole. I nodi dunque sembrano essere stati sciolti nelle ultime 48 ore. Domani pomeriggio, secondo quanto si apprende, si terrà la prima riunione informale della squadra della Raggi. La presentazione ufficiale è invece in programma giovedì, in contemporanea alla prima seduta dell'Assemblea Capitolina. Quelle che sono state pubblicate in questi giorni sono ricostruzioni lunari della realtà. Tuonano dallo staff della Raggi per smentire dunque i dissidi con Grillo di cui si è parlato insistentemente. Sulla stessa lunghezza d'onda le dichiarazioni del vicepresidente della Camera e membro del direttorio del Movimento, Luigi Di Maio. Niente di nuovo, avevamo previsto che sarebbero stati tutti contro Virginia e la sua giunta, ma noi siamo un gruppo compatto e forte, siamo una comunità. Li fa eco su Facebook Marcello De Vito. Ignazio Marino scrive in un post: è diventato sindaco il 10 giugno del 2013 e ci mise 21 giorni per convocare il primo consiglio e presentare la giunta il 1 luglio. Tronca ha impegnato più di un mese. Il Movimento 5 Stelle dal 19 giugno ha fissato il primo consiglio il 7 luglio. Qual è l'anomalia? In attesa della presentazione ufficiale, alcuni assessori nel frattempo sono già al lavoro. È il caso, ad esempio, di Paola Muraro, assessore in pectore all'ambiente, che ha incontrato questa mattina in Campidoglio il presidente di AMA, Daniele Fortini. Una riunione operativa per discutere di rifiuti, pulizia e decoro della capitale.
Nel frattempo, proprio attorno alla figura del nuovo assessore Muraro, leggiamo quanto riporta sulla sua homepage il sito di Repubblica, perché c'è un vero e proprio caso che riguarda la sua figura, così perlomeno lo definisce il sito Repubblica.it. Caso Muraro, la lettera degli avvocati ad Ama, deve avere 200.000 euro per un brevetto. La richiesta dei legali dell'assessore in pectore della giunta Raggi, Fortini in Campidoglio, che parla e dice nessun contenzioso. Insomma, una vicenda dai contorni ancora non meglio definiti. Avvocato Togna, tra l'altro questo è l'anno degli avvocati, perché Virginia Raggi è avvocato, avesse vinto le comunarie De Vito, avvocato pure lui. Lei che in qualità di avvocato, tra l'altro, ha avuto anche a che fare con il Movimento 5 Stelle, ne abbiamo dato testimonianza anche qui nel nostro telegiornale, in veste assolutamente professionale. Ma che consiglio si sentirebbe di dare alla nascente giunta Raggi? Perché poi districarsi nel ginepraio romano non sarà semplice, a cominciare dalla articolatissima macchina burocratica. Il consiglio dalla mia ottica tipica dell'avvocato è quello di fare attenzione non soltanto, come pare nel DNA del movimento, alla regolarità e alla legittimità dei provvedimenti, ma soprattutto, ci dice la cronaca di queste ore, alla comunicazione di questa legittimità e di questa regolarità. Ci siamo trovati qui altre volte a parlare di difficoltà avute dall'amministrazione Marino in quello che sembrava un rapporto molto conflittuale con il TAR. Se ricorda bene, il TAR del Lazio diverse volte ha rimproverato alle precedenti amministrazioni proprio la mancata trasparenza dei procedimenti amministrativi. Magari far passare nell'opinione pubblica e dare formale testimonianza delle istruttorie fatte, degli approfondimenti e degli studi che sono alla base dei provvedimenti amministrativi potrebbe aiutare a disinnescare quello che molto spesso invece è un contenzioso che poi frena le amministrazioni. A proposito delle ordinanze spesso contestate, spesso impugnate, talvolta annullate anche, rispedite al mittente, ce n'è una fantasma quest'anno. Parliamo di quella legata alla Movida, legata alla vendita di alcol nel centro storico di Roma, ma non solo. Infatti, diciamo così, il periodo di transizione che vive il Campidoglio ha portato al non rinnovo di quella stessa ordinanza. E nel frattempo qual è la situazione in strada? L'abbiamo chiesto all'Associazione Residenti Centro Storico. In Campidoglio c'è un'amministrazione ferma in attesa che il nuovo consiglio e la futura giunta prendano in mano i dossier della capitale. Intanto però, tornando con le lancette indietro anche solo di un anno, ogni inizio di estate a Roma era accompagnato da un'ordinanza cosiddetta anti-alcol. Un provvedimento restrittivo che Marino e prima di lui Alemanno avevano rubricato come urgenti. Una stretta sugli orari e le modalità di vendita degli alcolici in vigore soprattutto nei quartieri della Movida. Un'ordinanza che quest'anno non c'è ancora e anzi la preoccupazione di chi vive nelle zone a forte frequenza notturna è che non ci sarà neanche in tempi brevi. Non solo i locali, diciamo così, ufficiali, autorizzati, pub o cocktail bar regolarmente muniti di licenza, a preoccupare in centro storico e non solo è il proliferare di mini market o frutterie straniere che al calare delle tenebre somministrano alcolici anche ai minori. I residenti si aspettano che ci sia veramente una presa di posizione su questo fenomeno. E tempo fa uscì un'agenzia dove Alfano e Fassino, presidente dell'ANCI, avrebbero presentato un disegno di legge su questo fenomeno. Ecco, noi adesso facciamo appello a Fassino perché tutto questo possa in qualche modo avvenire in breve, anche perché vediamo che i comuni sono assolutamente lasciati a se stessi. La realtà qual è in questo, diciamo, scorcio d'estate senza questa ordinanza? Beh, la realtà è quella evidente a tutti, ovvero movimenti indiscriminati durante la notte e soprattutto causa anche l'alcol, che viene venduto indifferentemente a minorenni o meno, e soprattutto i mini market che continuano a proliferare nonostante Trunca sembra abbia fatto un'ordinanza in questo senso. I mini market prolificano, tutti i giorni ne apre uno e vendono soprattutto alcol. Basta entrare in questi locali di giorno, vedere che non c'è un'anima, e di sera vedere le pareti di alcol che vengono in qualche modo destinate a questa vendita.
temi dei quali a Parigi si è discusso nella riunione del coordinamento nazionale No Mala Movida e No Degrado. A Roma in particolare si chiede soprattutto un centro, un riordino complessivo del decoro che riguardi anche per esempio camion bar, centurioni e tutte le altre categorie soggette in passato ad ordinanze nel frattempo scadute e non rinnovate. Una delibera complessiva sul commercio, chiusa finora in un cassetto, da riprendere e adeguare al nuovo assetto di una città che cambia continuamente, con le opportune differenze tra i vari rioni, ognuno dei quali con esigenze diverse. Se fossero decennali. È stato un problema in uscita, ma comunque il senso del servizio era chiaro, avvocato Togna. Delibere, ordinanze, stiamo parlando del suo pane quotidiano. Ma è vero che poi a volte il TAR faccia anche politica o dobbiamo stare tranquilli, è un organo super partes, questi rischi non si corrono? Allora, anche di questo ne abbiamo parlato altre volte. In realtà questo è stato un po' il tema del convegno che c'è stato nel nostro congresso. La giustizia amministrativa si trova esattamente, è una parentesi all'interno di due fasi del procedimento amministrativo. Il giudice amministrativo è un giudice che dialoga con l'amministrazione, ne corregge gli errori e controlla che dopo la sua sentenza il procedimento amministrativo prosegua regolarmente, tanto che si può tornare davanti al TAR se si crede che la sua sentenza sia stata male eseguita, con un giudizio di ottemperanza che finisce poi richiamare concetti noti al pubblico perché li sente spesso, può finire con il commissariamento delle amministrazioni. Il giudice amministrativo si inserisce anche nei processi di decisione politica, ma si inserisce nel rispetto del suo ruolo e per assicurare che l'amministrazione sia regolare. E in questo senso certamente fa politica, nel senso che ne corregge le storture. Certo, oggi c'è stata un'importante inaugurazione nel nostro territorio regionale. Ci spostiamo un po' a sud, nel Frusinate, andiamo a Castrocelo. Ci racconta il tutto Benedetta Bertini. Taglio del nastro questa mattina a Castrocelo, nel Frusinate, alla presenza del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e del primo cittadino, Filippo Materiale. È stato inaugurato infatti il nuovo sito produttivo del gruppo San Pellegrino per la produzione di acqua minerale del marchio Nestlé Vera Nature. Un investimento di 16 milioni di euro che dimostra il forte impegno dell'azienda nella valorizzazione del patrimonio locale. La presenza del gruppo San Pellegrino a Castrocelo rappresenta non solo un motore di sviluppo economico e sociale, l'impegno dell'azienda si concretizzerà anche in interventi per la valorizzazione delle eccellenze del territorio. Il primo progetto sarà il recupero dell'area archeologica di Aquinum. Qua c'è, grazie all'investimento fatto dal Comune e da Nestlé, un investimento sul sito archeologico che a mio giudizio è molto importante perché apre un'altra possibile vocazione turistica che vorrà dire nuovo lavoro e nuove opportunità. L'approccio è innovativo, l'obiettivo è quello di conciliare la sostenibilità ambientale con lo sviluppo economico. Lo stabilimento di Castrocelo punta ad essere poi un punto di riferimento, un modello di sviluppo futuro per l'intero comparto delle acque minerali. Un'eccellenza non solo nel panorama italiano, ma anche a livello internazionale per le tecnologie implementate, che ne fanno il sito più virtuoso del gruppo Nestlé Waters, per la capacità di ottimizzare il consumo di acqua per litro imbottigliato. La Smart Factory è pensata per integrarsi al meglio nel territorio. Grazie all'utilizzo di energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili, il livello di emissioni di CO2 è pari a zero. Tutti i materiali di scarto vengono infine differenziati e riciclati e i packaging utilizzati sono riciclabili al 100%. È un sito di imbottigliamento d'acqua che sarà ed è un esempio di un principio fondamentale di Nestlé, che è quello di creazione di valore condiviso, e quindi è un progetto di un sito di imbottigliamento totalmente inserito naturalmente nell'ambiente locale, ed è un progetto in cui che viene sviluppato non solo grazie alla protezione della risorsa fondamentale che è l'acqua, ma anche attraverso la collaborazione totale con le autorità locali, con il sito locale, con la realtà locale. Sempre di più, come sapete, il consumatore è attento non solo alla qualità del prodotto, all'origine del prodotto, ma anche come viene prodotto. Quindi per noi era l'opportunità di pensare anche a qualcosa di nuovo da un punto di vista di sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità sociale. Abbiamo aperto uno stabilimento in un territorio ricco di storia, ma che ha anche bisogno di manodopera, bisogno di realtà produttive, e quindi per noi è stato un percorso che ci ha portato a pensare a fare qualcosa di nuovo dal punto di vista di Smart Factory, quindi
con realtà tecnologiche nuove che non ci sono ancora in altri stabilimenti. Avvocato Dogna, siamo giunti in conclusione di questa nostra edizione, però insomma un ultimo passaggio sulla rivoluzione mancata, mi sono permesso di definirla così all'esordio, del processo telematico amministrativo che doveva partire il 1 luglio e che in effetti non c'è stata. Però facciamo un gioco di ruolo, facciamo finta certo. Che come se invece il tutto fosse già entrato in vigore. Che cosa cambia davvero a tutto tondo? Allora, il processo amministrativo era un processo che già nella sua versione cartacea e tradizionale era più efficiente del processo civile. L'obiettivo è rendere il tutto ancora più celere, più fluido e più controllabile. Obiettivo ambizioso che richiede un cambiamento di mentalità, di modalità operative, un cambiamento anche nello stile di stesura degli atti. Ci sono limiti tecnici nel peso degli allegati che si possono depositare, che imporranno una scrittura più asciutta. Tutte novità a cui la categoria degli avvocati amministrativisti ha fatto uno sforzo enorme per adeguarsi. La nostra delusione era nel fatto che noi in realtà eravamo già pronti. Siamo pronti per quando effettivamente entrerà in vigore. È importante tenere presente che appunto sarà un cambiamento di tutto il sistema della giustizia amministrativa. Ci saranno novità importanti che potrà sentire anche il pubblico nel suo rapporto con l'avvocato. Soprattutto si richiede una crescente specializzazione tecnica agli avvocati amministrativisti. Si richiede di imparare regole tecniche specifiche, diverse da quelle che valgono per il giudizio civile. Quindi è importante che sia possibile verificare per l'utente il grado di specializzazione del professionista con cui si confronta. In tutto questo l'aspetto per molti versi ancora paradossale è che restano al palo i regolamenti che il governo dovrebbe adottare ed implementare sul rilascio del titolo di avvocato specialista, fra l'altro anche in diritto amministrativo, e sulla riforma dell'accesso all'albo dei cassazionisti. Quindi ci sono diversi movimenti. Si impone uno svecchiamento della classe degli avvocati perché per forza di cose le nuove generazioni sono più a loro agio con le nuove tecnologie, ma contemporaneamente rimane un filtro che impedisce ai giovani avvocati di accedere alla Corte di Cassazione e al Consiglio di Stato, alle giurisdizioni superiori. Si richiede sempre maggior specializzazione, ma non è ancora partito il sistema per la certificazione delle competenze degli avvocati amministrativi. Paradosso nel paradosso, uno dei motivi di questo ritardo è che il TAR ha bloccato i regolamenti approvati dal Ministero. Ma noi contiamo... C'è sempre un TAR dietro l'angolo. Il discorso è sempre quello di prima, la dinamica è sempre la stessa. Noi avvocati amministrativisti avevamo segnalato per tempo le criticità di quelle fonti. Non siamo stati ascoltati dal Ministero e il TAR ci ha dato ragione. Avremmo preferito non avere ragione davanti al TAR, avremmo preferito avere da subito regolamenti immediatamente applicabili per avere da subito un sistema efficiente. Il nostro sforzo e il nostro impegno è di rimanere a disposizione del Ministero e dell'amministrazione della giustizia per riuscire finalmente a razionalizzare tutto il sistema. Prima è stato un po' prudente, ma insomma abbasserete anche un po' le tariffe, non mi dica che sono già così basse. Tutto si tiene, perché da un lato diventerà davvero pericoloso a questo punto affidarsi al professionista che chiederà di meno, perché se il pubblico si è fatta un'idea del grado di competenza che ci deve essere dietro il processo telematico, capirà anche che deve andare da professionisti qualificati. Dall'altro ci saranno una serie di quelle che si chiamano economie di scala in economia, che probabilmente si tradurranno anche in un abbassamento delle tariffe. Ci sarà un incremento della concorrenza sul mercato dei servizi professionali. Se si crede nel valore della concorrenza, si confida anche nel vantaggio per gli utenti. E questa è sempre una buona cosa. Grazie all'avvocato Massimo Togna di esserci venuto qui a trovare. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento con la nostra edizione torna domani, ore 19:30. Una buona serata.